un viaggio a 360 gradi nella vita, negli eccessi, nelle frequentazioni e le esperienze di Flavio Bucci. E pensare che ero partito così bene. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Comunale di Catanzaro nell'ambito della stagione teatrale organizzata da Ama Calabria. L'attore, vero mostro sacro del mondo dello spettacolo italiano, interprete di grandi successi quali Ligabue o Il Marchese del Grillo, doppiatore di star hollywoodiane come Sylvester Stallone e John Travolta, racconta i 72 anni della sua vita attraverso aneddoti e personaggi che ripercorrono la storia del paese e non solo. Ed è sinonimo di mutilato, storpio, come si suol dire, l'origine stessa della parola conferma il giudizio negativo contro il mancinismo. La mano sinistra era considerata la mano del diavolo, diciamo dei divertiti, dei rovesciati, dei diversi. Fino a poco tempo fa si costringeva i bambini a usare la mano destra con le buone e con le cattive. Partiamo dal principio. Dal principio. Sono nato pure io nel 72, che fanno dal principio, famo l'alba di 6 o 7 giorni. Mi dica. Dal principio di questa opera teatrale, da cosa nasce, insomma, il desiderio di portare in scena quella che è la storia della sua vita? Ma più o meno diciamo che è così, poi dipende sempre se a qualcuno gliene frega, tra le altre cose, insomma. E quindi insomma, raccontare un po' un viaggio dell'essere umano in generale. Poi in questo caso ho fatto l'attore, l'altro faceva il farmacista. Beh, forse quella del farmacista è un po' meno interessante, ma insomma più o meno, ma pure il farmacista ha una sua vita, no? Anche lei ha una sua vita, no? Quindi sarà altrettanto interessante quanto la mia, no? Quindi non è tanto un'esigenza personale quanto poi comunque un modo di raccontare o di raccontarsi. Poi siccome ho fatto spettacolo tutta la vita, fanno uno spettacolo, insomma, niente di più, niente di meno, ecco. No? Verlaine, Mozart, Einstein, Darwin, Benjamin Franklin, Mark Twain. Anche voi siete basiti, eh? Sì, e beh, direi io, sì. Diciamo che questo con la sinistra non c'entra proprio nulla, ecco. Diciamo che sono ancora mancine, per esempio, che vogliamo anche per lo merito, per lo merito. Ecco, diciamo proprio che questo suo aver attraversato il mondo dello spettacolo un po' a 360 gradi dal cinema, insomma anche la televisione, il teatro soprattutto, rispecchia forse un po' anche quello che è il suo animo inquieto, se vogliamo, con... Cioè, io... Lei ancora non era nata, io nasco a Torino, vicino a casa mia c'era un cinema teatro, si chiamava Maffei, io sono del 47, quindi il primissimo dopoguerra, allora... C'era appunto il cinema per un ragazzino, il pianeta Terra, no? In questi posti siamo andati, non siamo mai andati attraverso il cinema. Poi allora si faceva la rivista, quindi c'era le ballerine, quindi la sessualità, insomma, poi il comico, la risata, eccetera. Ovvio, primo dopoguerra, storia dell'essere umano in generale, insomma, da me c'è questo, da altre parti c'erano altre cose, eccetera, insomma, quindi è un po' è il viaggio dell'essere umano in generale, insomma, no? Quindi un po'. E quindi da questa parte appunto... raccontare un po', difatti anche ci sono spezzoni filmati di grandi attori del passato, sia della rivista appunto, tra le altre cose. Quindi. Il grande successo è arrivato con l'interpretazione di Ligabue, come dice lei, tra l'altro in questa opera era partito così bene. Ma è ovvio, poi il discorso di quello sceneggiato, diciamo intanto... La televisione si deve, c'erano tre canali, praticamente non c'erano ancora le televisioni, chiamiamole quelle commerciali o chiamiamole libere, come si suol dire, insomma. E quindi insomma c'era questo programma, uscì questo programma, poi è ovvio che questo vale per tutti, per l'essere umano in generale, insomma, no? Vedere un personaggio, come posso dire, al limite dell'animalesco, avere un talento insito, eccetera, insomma del discorso dell'artista in generale, è ovvio che è un personaggio che affascina un pochino tutti, insomma, no? Cioè tutti possiamo essere una certa cosa, non so, non è tanto volendo, ma ce l'hai insito dentro di te, insomma, no? Insomma, saprà quanto me, voglio dire, Cristoforo Colombo scopre l'America, ma sono convinto di essere stato in Cina, praticamente, quindi, voglio dire, tutto è possibile, niente è possibile, insomma, ecco, no? Adesso andiamo sugli altri pianeti alla ricerca di un qualche cosa, no? Forse di noi stessi, probabilmente non troveremo mai. Probabilmente gliel'hanno chiesto diverse volte se c'è qualcosa della sua vita, del suo percorso storico che cambierebbe, che non rifarebbe. Le chiedo invece se c'è qualcosa, qualche esperienza che vorrebbe invece ripercorrere e rivivere.
Ma io se tornassi bambino vorrei rifarla tutta la vita, se per quello, insomma, questo fosse l'unico rimpianto, che può avere un uomo che è arrivato più o meno a 72 anni, insomma, non... la vita, ma questo vale per tutti, credo, in generale, è una somma di errori, di, come si suol dire, di gioie e di drammi, di vita, insomma, di... però è ovvio, il fatto dell'attore ti porta, cioè, perlomeno nel tempo moderno, a un meccanismo anche di conoscenze di altri paesi, cioè, lei faccia conto, adesso... lo dico nella banalità, io ho sposato in prime nozze una principessa Pignatelli, ho due figli, in secondo un olandese, con cui c'è un altro figlio in Olanda, insomma, ecco, ma ha fatto parte, diciamo, del gioco della mia esistenza, insomma, ecco, non, niente di più e niente di meno, insomma, ecco, non, quindi a tutto do quell'importanza che il tutto merita di per sé. Ecco, proprio quello che diceva prima, il racconto della sua vita è un po' il racconto di quello che è stato la storia del mondo dello spettacolo, insomma, nel corso di questi 70 anni. Tutto sommato, poi anche... siamo anche un po' personale del mio lavoro, delle mie cose, eccetera, insomma, ecco, questo è un pochino il viaggio. Poi sa, appunto, il mondo va avanti, i tempi cambiano, eccetera, come dicevo prima, appunto, prima c'erano tre canali, adesso ne sono 360, insomma, voglio dire, no? Quindi, per cui, insomma, poi ecco, quello sono un po' anche domande che oggi credo se una cosa potrebbe fare, chiamiamo uno che fa il mio mestiere, eccetera, sempre quello del confronto con le nuove generazioni, insomma, che cosa vogliono fare, come si suol dire, da grandi, ma in generale anche le idee, le opinioni, eccetera, la socialità come avviene, i rapporti, no? Interpersonali, ma questi sono un po', tutto sommato, hai posto la tua sentenza, come si suol dire, nella loro banalità. Come è stato rapportarsi questa mattina, che risposta ha avuto dai ragazzi delle scuole che hanno assistito al suo spettacolo? Ma guardi, francamente, praticamente l'ho fatto, ma io non credo di esserci stato. Io la mattina non ci sono per nessuno, neanche per me stesso, perché è un mio problema di fondo. Io sono teatrante, io ho sempre fatto tanto cinema, l'ho sempre sofferto, ma questo è un mio fatto personale, non è che per cui io comincio la mia vita dal pomeriggio in avanti, e questo è quanto, insomma, ognuno è quello che è, nel bene o nel male, giusto o sbagliato che sia, insomma, per cui, insomma... credo che sia sicuramente l'ultimo mattinè che faccio nella mia vita, ma questo in assoluto. Se non, se mi crocifiggono lì sopra, va bene, ma di mattina, però verso le 5:30, le 6. No, me ne rendo conto e dormo. Qualcuno dirà, ma caso lo crocifisso io, penso che è incredibile. Eppure io c'ero. A livello professionale, c'è stata un'esperienza che maggiormente l'ha segnata, che dice ha determinato la mia carriera, è proprio quel Ligabue? Ma questo l'ha determinato per gli altri, è ovvio che il successo ti porta ovviamente tutta una serie di cose, no? Se no, d'altra parte il mio mestiere è conoscenza e anche trasmissione del pensiero, insomma, giusto o sbagliato che sia, insomma, non, e poi anche un fatto sostanzialmente anche inconsciamente epocale, insomma, no? Lei, diciamo, è troppo giovane, e anche io in questo senso, ma noi abbiamo avuto dei divi ancora prima della nostra generazione, no? Che hanno segnato comunque un'epoca. Per esempio, adesso banalizzo, poi c'è stato un grande attore italiano, si chiama Amedeo Nazzari, che nasceva col fascismo, insomma. Io l'esperienza del fascismo non l'ho vissuta perché sono del 47, insomma, ecco, adesso faccio per dire, insomma, tutta una serie di cose che... e ovviamente è ovvio che il fatto di una professione come la mia fa sì che comunque... perché hai la possibilità di viaggiare, oltretutto pagato, no? Non è certo cosa da poco, e ti metti in condizione di conoscere tante cose, di vedere, insomma. Io ho fatto molti film nei paesi socialisti, perché allora costava poco, eccetera, eccetera. Avevo una mia ideologia, non credo ce l'ho ancora, eccetera, ma insomma, la democrazia è sostanzialmente una grande cosa, perché comunque sia tutti possono parlare, tutti hanno il diritto di parlare, insomma, esprimere delle opinioni. Non so come dire, io ho sempre votato PC, ma non ho sempre detto che quello che io ho fatto sia anche giusto, intendiamoci. Quindi il confronto, eccetera, un po' il meccanismo anche, diciamo, dello spettacolo, di questo tipo di lavoro, consente anche un pochino questo, no? Si vede un po' anche le nuove generazioni, le tendenze, eccetera, insomma, è un modo anche dell'essere umano, da una parte, di mettersi al confronto, e dall'altra parte anche di capire che cosa avviene in quel momento storico. Insomma, la conoscenza è la cosa fondamentale dell'essere umano in generale, di qualunque paese si nasca e in qualunque paese si viva, insomma, ecco. Tornando alla sua vita, quella che poi mette in scena, tanti vizi, tanti alti e bassi, c'è stato un momento in cui ha pensato di non fare più l'attore, di cambiare vita, di dedicarsi ad altro? No, questo assolutamente no. Anche questo mi ha consentito, mi consente tutti i vizi, penso. E come faccio a rinunciare ai vizi?
cambio mese. Non ho mai pensato di fare l'operaio, è andata così sto giro, poi il prossimo vediamo, la prossima vita, cosa succederà. A proposito dei suoi vizi, o meglio delle sue passioni, forse la più grande sono state le donne. Io lo metto per iscritto, ancora adesso. E che cosa ci dice delle donne che collaborano con lei proprio in questa di opera? Non è che voglio farmi un complimento, ma io insomma voglio dire, ho sempre trattato la donna per quello che è nell'essere umano in generale, voglio dire, non è che ho mai ne abusato, ma non lo dico non per farmi un complimento, lo dico perché credo che sia giusto anche così dell'essere umano, il rispetto del reciproco dell'altro, uomo, donna, bambino, eccetera, eccetera. Insomma, il diritto del rapporto con gli esseri è fondamentale nell'essere umano in generale, insomma, non, e quindi credo perlomeno che, certo, ovviamente gli errori li facciamo tutti, no? Per cui immancabilmente. Questo però fa parte tutto sommato poi del viaggio dell'essere umano, insomma, quindi questo è quanto, non, niente di più e niente di meno, insomma, ecco, non... Un'ultima cosa, solitamente chi racconta delle esperienze personali vuole, diciamo, in un certo senso trasmettere un messaggio, il suo qual è? Ma no, a me me l'hanno chiesto, lo fa, per fare una cosa lei finisce, insomma, ai posti della sentenza. Non ho niente da aggiungere, nient'altro, insomma, non è che... così è anche un modo di fare spettacolo, insomma, ho fatto questo lavoro per tutta la vita, quindi un po' modo di essere, ma niente di più e niente di meno, non è che ci sono... non so come dire, dietro non c'è nulla di più di quello che ha visto o vede, insomma, intendiamoci, non voglio tutto lì, va bene così, insomma, ecco, non... una volta appunto non ho messaggi da dare, insomma, i posti è un'altra sentenza, insomma. Vabbè, lo do io allora, quello di godersi la vita. Ma quello in assoluto l'ho sempre fatto, bisogna farlo, quindi la ringrazio della fiducia, del complimento e della speranza.